Ciao, eccoci per un'altra puntata del Catasto Terreni in Campo. Oggi parleremo dello scarico dati e dei primi controlli da fare. Spesso noi pensiamo che questa sia un'operazione da poco, che non dobbiamo seguire con tempo. Tant'è che molte volte succede, come a me, che magari oggi facciamo il rilievo e poi non riusciamo a scaricare i dati subito, magari ci chiama il cliente, dobbiamo scappare da un'altra parte e passa qualche giorno. Questa è un'operazione molto molto delicata da fare con tantissima attenzione. Perché? Perché un piccolo errore ci potrà portare tante perdite di tempo e magari qualche altra sospensione. Per evitare tutto ciò, io ho scritto un po' di punti a cui stare attenti. Sono talmente importanti che per non dimenticarli li ho appuntati sul mio abbozzo delle misure, sul mio eliotipo. Vediamoli insieme. È necessario decidere bene cosa scrivere in riga 0 e 9, soprattutto per l'est media. Dobbiamo seguire la sequenza delle righe necessarie e obbligatorie per pregeo, quindi prima le righe GPS, poi quelle celerimetriche, poi gli allineamenti e squadri. Stare attenti ad aver chiamato con lo stesso nome i punti ribattuti. Se usiamo un registratore dati, normalmente vengono numerati di seguito, ma se io ribatto un punto che ho battuto già in precedenza, lo devo richiamare con lo stesso nome, altrimenti creo caos poi alla fine, ma soprattutto mi servirà per verificare il nostro lavoro. Verificare sempre che ogni stazione abbia come orientamento un punto battuto in precedenza, quindi più su nel libretto, in modo che possa essere orientata. E poi, questa è una battaglia che io faccio da anni, usiamo le descrizioni, mettiamo la materializzazione del punto. Quando facciamo il rilievo siamo convinti di ricordarci tutto, poi come dicevo prima magari passa tempo prima di elaborare e dichiariamo PF1 che PF non era e poi perdi tempo, non mi ricordo, torno indietro, rielaboro e così via. Evitiamo queste cose. Anche se purtroppo non è più consuetudine, ma vi ricordo che i punti vertice e i punti direzione sono obbligatori. Indicare punti vertice e punti direzione di elementi molto visibili e sicuramente recuperabili nel nostro estratto di mappa, vicino al nostro oggetto di rilievo, ci farà inquadrare bene il nostro oggetto di rilievo e non inquadrare solo con i punti fiduciali che magari sono a 400-300 metri di distanza. Se usi la stazione totale, ricorda che non devi lasciare l'informazione altimetrica su tutti i punti, ma la normativa dice che deve essere su un solo punto dell'oggetto del rilievo, ma che sia materializzato e removibile, perché se non è nemmeno materializzato e removibile, non c'è nemmeno questa obbligatorietà. Prima di fare elabora, per favore, riguarda il tutto. Non è tempo perso. Impiega 2-3 minuti a riguardare l'intero libretto. Ti eviterà di rifare l'elaborazione tantissime volte. E per finire ho un grosso regalo per te. Puoi scaricare qui stesso un documento con tutte le specifiche di ogni tipo di riga. Quali sono i campi, come li puoi utilizzare. Guarda che se lo fai per consuetudine da tanto tempo, troverai delle grandi sorprese, cose che tu potrai fare che penso che tu non hai mai valutato. Ed è molto importante, quindi scarica il documento e vedrai che troverai grandi sorprese. Prima di lasciarti ti voglio dire una cosa. Ricorda questo, spesso è la fretta che ci fa impiegare più tempo. Quando tu hai fretta di una cosa puoi essere certo, impiegherai più tempo. La prossima puntata parleremo dell'elaborazione e come analizzare i risultati dell'elaborazione. Mi raccomando, non mancare. Buona vita da Pino Mangione.